2,4 è troppo. Mi volete spiegare? Se qualcuno di voi si alza e mi spiega perché 2,4 è troppo, dice è troppo perché avete preso l'impegno di fare 0,8, 1,6, quello che è o altro. Sì, è troppo da quel punto di vista, ma a un certo punto, in una situazione in cui la politica monetaria tende a diventare, non dico restrittiva perché non sta diventando restrittiva, ma cautelativa quantomeno, ma cambia segno, e lo sviluppo economico per via delle nuove tendenze del commercio internazionale tende a scendere, io sto parlando delle statistiche che pubblica la Commissione, che cosa fa l'Europa? Continua a rispettare, tiene il pilota automatico, guarda che stiamo andando contro un iceberg, dice non mi interessa perché abbiamo solo il pilota automatico. Non vogliamo parlare dell'Europa futura, no? Quella non esiste, lasciamola così com'è, così sbattiamo tutti nell'iceberg e sbattiamo tutti nell'iceberg. I membri della Commissione, senza leggere il programma, perché non l'hanno letto, hanno iniziato subito per la parola 2,4. Il finimondo. Alcune provocazioni con certo stile sono venute e sono anche più pesanti proprio dall'altra parte. Quando un illustre personaggio ha dichiarato, ne parlo per l'alta stima che ho al contributo che avete dato allo sviluppo della democrazia e del livello di civiltà, il mercato insegnerà agli italiani come votare. Io lo trovo molto più insultante dal punto di vista del livello di civiltà e culturale di quello che gli risponde che a un certo punto non è sobrio quando parla. Io quando parlo e quando discutiamo, io riesco a discutere di economia, dello sviluppo, delle cose, con Salvini, con Di Maio, con i colleghi. E se questi signori nei posti chiave hanno chiamato 4 tecnici, qualche coscienza questi signori ce l'hanno. Il Ministero dell'Economia, il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Affari Europei, la Presidenza del Consiglio, concessa ai tecnici. Io personalmente se fossi stato al loro posto non l'avrei fatto.